energetica, del tema del green, lo fa un po' a modo suo, ma lo fa. Corrado, Partito Democratico, vediamo. Adesso basta entrare in un negozio di giocattoli e lo capisci. Ci stanno i giocattoli rosa, i giocattoli blu e da una parte ci sta il ferro da stiro, a parte io l'abolirei perché abbiamo un problema di risorse energetiche, stropicciati per il clima, è un nuovo claim che vorrei portare avanti, ma poi l'aspirapolverina, il glitter, tutte le robe per essere brave donne di casa e anche un po' frufru. Va bene, stropicciati per il clima. Io insomma, ancora oggi la camicia mi piace un po' averla abbastanza in ordine, credo anche il direttore De Bortoli, così come Alessandra Ghisneri. Però se i temi dell'ambiente alla fine sono, non lo so, ma vuoi stropicciarti per il clima, caro direttore, anche tu con la camicia? Ma non ci penso minimamente, insomma, nel senso che, tra l'altro, come si concilia questo con l'armocromista Schlein, che è il leader del suo partito, insomma, no? Poi sarà interessante perché lì ci sono poi posizioni. A me quello che colpisce il Partito Democratico è che sostanzialmente esistono due identità Schlein, sì. Perché è come se a un certo momento, avendo scelto alcuni candidati, voglia affermare alcune idee che come segretaria del PD non può sostenere fino in fondo, insomma, per esempio sulla guerra in Ucraina, insomma, oppure anche sulla transizione energetica. Del resto uno sdoppiamento di questo tipo lo vediamo anche per la Meloni, perché prima tu hai fatto ascoltare le due idee d'Europa, ma l'idea d'Europa che la Meloni, per fortuna, come Presidente del Consiglio afferma tutti i giorni, sì, è un'idea d'Europa molto diversa dalla narrativa della campagna elettorale prima delle elezioni del 2022, insomma. Ricordiamoci che addirittura fu prima firmataria di una proposta di legge perché si impedisse al diritto comunitario di prevalere sul diritto interno, certo, che vuol dire far saltare l'Unione Europea, insomma. Poi sì, dopodiché ci ha stupito positivamente con un maggiore pragmatismo europeo, mentre prima era ovviamente su posizioni molto ma molto contrarie a molti degli aspetti dell'Unione Europea. Ghisleri, ora le vediamo perché sono interessanti queste contraddizioni che il direttore De Bortoli ci fa vedere, che sono un po' all'interno dei vari partiti. E alla fine però non si parla della ciccia principale, cioè di quello che è la,